Allora, rieccoci con l'Orient Healing, ma stavolta non si va di corsa, ma in sella alle bici dalle ruote grasse. Mountain bike allora e cartine sul manubrio in questa sesta puntata della stagione dedicata all'orientamento e al magazine che va in onda come da tradizione ormai da molto molto tempo sugli schermi di Rai Sport. Bentrovati allora dal sottoscritto Gianfranco Benincasa e ancora una volta da Pietro Ilarietti qui al mio fianco. Ciao Pietro. Ciao, buongiorno a tutti. Si debutta per questa stagione con la mountain bike, un bellissimo scenario. Siamo nei vigneti dell'UNESCO, qui si produce il prosecco, ma c'è anche questo bellissimo lago qui a Revine, che è un paese di fianco a Tarzo, e saranno due giornate decisamente impegnative, anche perché proprio scoppiata l'estate siamo nel bel mezzo del grande caldo che va a complicare veramente il compito di questi atleti, quindi oltre alla fatica fisica c'è anche questa incognita ambientale. Allora, l'Orient Healing Tarzo ha messo impegno e competenza per questa due giorni di gare. Si parte con la prova long a Tarzo, 30 km, e poi a Valdobbiadene la middle, tracciate da Elia Vettorel. Per quanto riguarda questa due giorni davvero impegnativa, come ricordavi tu Pietro, anche causa il meteo, 35 gradi e anche più, non sarà facile dunque per i concorrenti affrontare questa gara. Qui la presentazione che si è tenuta presso l'auditorium di Tarzo è stata una specie di piccolo grande evento per la comunità di Tarzo, che ha chiamato a sé le istituzioni, i partner e poi ovviamente alcuni dei protagonisti, ma i più grandi protagonisti sono quelli dell'Orient Healing Tarzo, che hanno meravigliato per la loro intraprendenza. Ma ascoltiamo direttamente la voce delle autorità. Gianangelo Boff, sindaco di Tarzo, dà il benvenuto a questi atleti della Mountain Bike Orient Healing. Beh, è un piacere e un onore avere questa manifestazione sul nostro territorio, perché delle colline, patrimonio UNESCO, Conegliano e Valdobbiadene, e poi questo sport è uno sport meraviglioso perché è uno sport che ti consente di scoprire, di ricercare, di conoscere queste meravigliose colline, questi meravigliosi luoghi, e soprattutto un grande merito va al fatto che consentono ai nostri ragazzi di praticare uno sport sano in mezzo alla natura e tenersi in forma. Quindi un grande grazie all'Orient Healing Tarzo e un benvenuto a tutti coloro i quali verranno a fare Orient Healing. Un presidente giovanissimo e anche tecnico, Edoardo Tona, ci spiega queste due gare di Tarzo e Valdobbiadene, long e middle. Sì, oggi per noi come Orient Healing Tarzo è la prima volta che facciamo mountain bike Orient Healing. Abbiamo già molta esperienza organizzativa con la corsa, è arrivato per noi il momento di contribuire a organizzare gare e abbiamo approfittato per creare i primi impianti di mountain bike Orient Healing. In breve, le differenze tecniche tra le due prove. La gara di Tarzo è una gara long, molto filante, con alcuni tratti tecnici. È una gara dove nella lunga distanza si riescono a sperimentare tutte e tre le capacità tecniche, sia sprint che middle e poi i lunghi tratti filanti. Mentre la gara di Valdobbiadene è una gara estremamente tecnica, moltissimi sentieri fra i vigneti, sarà molto difficile per i concorrenti trovare la giusta strada e prevediamo molti molti errori. Una gara dove conterà l'Orient Healing. E allora questo era Tona, presidente della società che organizza l'Orient Healing Tarzo. Questa due giorni presenti i migliori interpreti della specialità sia nella categoria elite che in quella giovanile. Spiccano ovviamente i nomi dell'ex campione del mondo Luca Dalla Valle, trentino del team Gronlight, del veneto Riccardo Rossetto, eccolo qui inquadrato, di Fabiano Bettega, GS Pavione, e tra le donne, attesissima Iris Pecorari, se mi perdo Maniago. Ho detto bene? Sì, hai detto bene, però non solo Iris Pecorari, tra le donne abbiamo visto, viene dalla Russia, Anastasia Trifilenkova, lei che oramai vive stabilmente in Italia, sta a Milano, si allena sulla montagnetta, luogo simbolo di Milano, dove praticamente c'è l'unica salita di tutta la città. Si è sposata, ha un compagno e un bellissimo bimbo da pochi mesi, insomma, ed è già in grandissima forma e in ripresa. Con loro anche Stella Varotti, sempre guardando al femminile, che è rientrata alle competizioni e guarda pure lei a una maglia azzurra, e a completare il lotto Laura Scarabonati.
Questo è Stefano Martinatti, Orientieri Pinè. Eccola qui, Laura Scaravonati, GS Pavione. Ne parlava il nostro Pietro Ilarieti per questa due giorni tra queste bellezze, i vigneti della zona del Prosecco, davvero unici. Sì, soprattutto domani, mentre parte qui la Trifilencova, soprattutto nella giornata middle vedremo bene i vigneti. Adesso invece è più magari una zona anche qui collinare, qualche vigneto ma non così tanto. E poi è lei invece la star indiscussa in questo momento della mountain bike orienteering italiano, è Iris Aurora Pecorari. Ogni anno colleziona medaglie, adesso punta con decisione magari anche a qualche maglia importante, speriamo ancora più importante di quelle che ha azzeccato fino adesso. Parlavamo dell'operosità, no? Dell'Orienteering Tarso, e l'Orienteering Tarso ha già annunciato per l'anno prossimo che organizzerà una 3 giorni internazionale in Cansiglio, quindi dal 28 al 30 giugno, e un meeting che si terrà a cadenza biennale. E qua invece siamo nella zona più complicata, superata una salitella, sempre di fianco a questo bellissimo lago si entra in questa serie di stradine, e Riccardo Rossetto, eccolo qua, rientrato anche lui alla grandissima. L'anno scorso un infortunio importante, mi aveva detto mi è esploso il calcagno, nel senso che era andato a fare arrampicata ed era cascato e aveva riportato un infortunio veramente importante che l'ha costretto anche a 40 giorni proprio di immobilità totale, perdita quindi completamente del muscolo. E adesso invece dalla seconda parte della stagione 2022 è tornato ad altissimo livello, ha fatto parte della staffetta che ha sfiorato l'oro internazionale assieme agli altri 2 azzurri, e oggi è uno dei grandissimi favoriti, gioca in casa. Tra l'altro lui vinse anche un argento mondiale, se ricordo bene, a Vicenza, quando era ancora un promettente. In una giornata come questa, pensa che c'è un aneddoto che è rimasto nella storia della mountain bike orienteering. Riccardo Rossetto, che va lanciato a podio mondiale, ad un certo punto si accorge di avere finito l'acqua e si ferma a casa di una signora, e lui dice: signora, non si spaventi, sto facendo una gara molto importante, vorrei dell'acqua. E la signora gli versa con la canna l'acqua, solo che i primi 3 metri di questo tubo erano bollenti. Cioè, e però è riuscito ad aggiudicarsi un argento mondiale. Qua Iris Aurora Pecorari, che invece è lanciata verso l'oro di oggi, perché non c'è storia in questa mountain bike orienteering al femminile quanto c'è in campo Iris Aurora Pecorari. Parlavi anche prima dell'Orienteering Tarso, la società che ha organizzato questa 2 giorni importanti di gara, è anche la società più longeva del comune, quindi insomma che ha veramente tanta storia qui, che è radicata nel territorio, si può dire, no, Pietro? Beh, è la storia più anziana di questo comune, ma ha un radioso futuro, perché il presidente Edoardo Tona non ha nemmeno 30 anni, quindi diciamo che il ricambio nell'Orienteering Tarso è già iniziato. E poi c'è un esperto come Silvano Bernardi, che è stato presidente per tanti anni, altri 2 esperti che sono Ercole e Roland Pin, quindi una società molto strutturata che punta decisamente sulla mountain bike orientamento. Non sta facendo male nemmeno Laura Scaravonati, come da te previsto, GS Pavione. I percorsi sono particolarmente fisici in questa prima giornata, forse un po' più tecnici per quanto riguarda la domenica, per quanto riguarda la seconda gara, con partenza da una delle note cantine del Prosecco, che poi andremo a vedere. Intanto qui ancora Laura Scaravonati, che sta facendo davvero una bella gara all'inseguimento di Iris Pecorari, no? Sì, in questo momento si sta giocando la seconda posizione con Anastasia Trifilenkova, ma deve stare attenta dietro, perché è proprio tallonata proprio da presso da Stella Varotti. Oggi è una gara particolarmente fisica, e quando si parla di fisico Luca Dalla Valle è un uomo sicuramente di fondo. Alcuni di questi atleti hanno appena disputato una 5 giorni in Repubblica Ceca, qualcuno ne è uscito brillante, qualcuno ne è uscito un pochino, diciamo così, come si dice in gergo ciclistico, incatramato. Vedremo chi sarà il più brillante. Chi sta andando bene però è Anastasia Trifilenkova, ha una storia particolare.
non abbiamo potuto non parlare con lei, essendo russa, di questa situazione che sta vivendo il suo paese, e lei la vive ovviamente da molto lontano male, con un po' di apprensione, perché la sua famiglia è là e noi le siamo vicini e le facciamo un grosso in bocca al lupo anche per questa gara. Assolutamente, mi accodo tra i giovani, ricordiamo le belle prove di Matteo Traversi Montani, che ha preceduto l'Alto Tesino Michael Wild, e Sebastiano Akira Cavagni. Tra le ragazze, bene Giulia Vedana Fonzaso, che nei giorni scorsi aveva preso parte con successo anche alla gara internazionale di corsa orientamento in primiero, per lei quasi un debutto, forse un debutto proprio nella sì, mountain bike, che ha preceduto Anna Rododendro e Alessia Dinkau, anche per dare quelli che sono i risultati del futuro di questo sport, sport su quale sta investendo comunque la FISO, la federazione. Infatti la mountain bike orientamento è una disciplina che sta facendo passi importanti anche grazie al progetto crescita voluto proprio dalla federazione. Sì, no? In questo caso progetto crescita che vede Clizia Zambiasi in prima persona, e devo dire che i risultati si vedono già da questa gara, perché era tanto tempo che non si vedevano così tanti partecipanti in una gara di mountain bike orientiri, che qua parte la volata lunga su questo strappo finale, Riccardo Rossetto con questa pedalata un po' scomposta perché ha questo stile a ginocchia strette e a piedi larghi, arriva ed è primo, una gara veramente tosta la sua, ha fatto meglio e sta arrivando in questo momento, ha fatto meglio di Fabiano Bettega, ha impiegato 1.18.25, l'altro 1.19.21, quindi Rossetto vince, era il favorito, l'avevano Bettega tra l'altro avversario numero uno, l'aveva pronosticato, quindi evidentemente tra di loro si conoscono molto bene, conoscono le caratteristiche uno dell'altro e anche lo stato di forma del momento. Riccardo Rossetto, come ricordava il nostro Pietro, 1.18.25, 1.19.21 per il portacolori della GS Pavione. Fabiano Bettega, qui arriva lo straniero dall'Australia, non proprio dietro l'angolo, dicevamo tanti stranieri, qui Matteo Traversi Montani che, come ricordavamo, vince la sua categoria, ha fatto bene tra i giovani proprio davanti a Michael Wild, e quindi ottima la loro prova. E poi Akira Sebastiano Cavagnis, come ricordavamo, per quanto riguarda i giovanissimi, poi ancora arrivi, dunque Riccardo Rossetto è andato a vincere la prova al maschile davanti a Fabiano Bettega, Antonio Mariani, poi Piero Turra e Dalla Valle, che era in quinta posizione. Attenzione, Iris Aurora Pecorari alla grande davanti, se mi perdo orientamento Maniago, quindi Friuli arriva in 1:29.19, gran tempo il suo. Finita. Eh sì, gran tempo il suo davanti alla Triferenkova, che chiude in 1:37.32, e qua abbiamo la foratura. Anche la foratura. Distacchi importanti, distacchi importanti, ma perché come vediamo Iris Aurora ha dato quasi 8 minuti, quindi diciamo che non si è risparmiata, e Riccardo Rossetto invece ha vinto più di misura, e sul podio anche Antonio Mariani, non bene Luca Dalla Valle. Qua siamo nell'area della Proloco di Tarso, ci sono anche le autorità che sono intervenute per la premiazione, e godiamoci appunto queste premiazioni e poi le interviste dei vincitori che ci hanno accompagnato e ci hanno mostrato uno spettacolo veramente avvincente. Iris Pecorari, grande successo oggi, ma grande caldo anche. Sì, ho sofferto un sacco il caldo perché avevo poca acqua, e in più partivamo alle 4:30 noi femmine elite, e quindi è stata proprio dura. Qual è l'ostacolo più grosso? La parte tecnica o la parte fisica? La parte fisica, perché c'erano poche scelte e c'era molta navigazione da fare, perciò ho fatto qualche errore piccolo di navigazione, però la parte fisica era quello che contava di più. È un Riccardo Rossetto ritrovato, quello che vince la long. Innanzitutto complimenti. Grazie, grazie. È stata una gara molto fisica oggi. Sono contento perché la mia forma sta crescendo in questo periodo, e
e manca un mese mondiale, quindi è un buon segnale. E domani? Domani, anche domani, una nuova tappa con una carta nuova, vediamo. Ispirazione comunque c'è di fare, dare il meglio. L'ultima gara prima delle competizioni mondiali, quindi ci si prova. E allora abbiamo sentito le impressioni di Iris Aurora Pecorari e di Riccardo Rossetto, che hanno vinto la prima delle due gare organizzate dall'Orienteering Tarzo. Ora si gareggerà nelle terre del Cartise del Prosecco a Valdobbiadene. Siamo sulla Middle, vedremo se i vincitori di ieri sapranno confermarsi. Beh, la sfida è sempre tra i soliti noti, ma ascoltiamo ancora le autorità. Il benvenuto ai concorrenti della Mountain Bike di Orienteering oggi a Valdobbiadene, il sindaco Luciano Fregonese. Grazie, sì, do il benvenuto a tutti i partecipanti, ma anche agli organizzatori e agli appassionati di questo sport, che è davvero coinvolgente. Già solo a vedere i percorsi, le cartine molto complesse, daranno la possibilità ai partecipanti di passare ai lati delle cantine, delle aziende, delle nostre attività agricole, insomma in maniera sostenibile, in maniera bella, come uno sport bello come l'Orienteering sa fare. Cartine molto complete, diceva il nostro ospite della puntata, per questo sport molto sostenibile. Questa è una gara valida anche per la Coppa Italia. E allora ci si chiedeva con Pietro se Iris Aurora Pecorari e Rossetti riusciranno a riconfermarsi, Riccardo Rossetto, oppure se magari Fabiano Bettega, che era lì vicino nella gara del giorno prima, riuscirà a fare il colpaccio, o chi per lui, insomma, o se anche Dalla Valle magari riuscirà a fare un po' meglio di quel quinto posto del giorno prima, o se appunto Riccardo Rossetto e Iris Pecorari riusciranno ancora a salire sul gradino più alto del podio. Qui le partenze, c'è Eccolo proprio qua. Anche Fabiano Bettega. Parte Fabiano Bettega, tracciatori che sono stati un po' severi, partenza che sembrava di essere in una rampa di downhill, quindi molto impegnativa, una partenza in discesa, e poi ci si inerpica per questi vigneti stupendi. Siamo per la cronaca nei vigneti del Cartize, che sono poi una, diciamo così, selezione molto più pregiata del famoso Prosecco. Tanto per intenderci, mi spiegavano che se il Prosecco produce 106 milioni di bottiglie, il Cartize ne produce 1 milione, quindi una selezione molto importante. Eccola Iris Aurora Pecorari, che ha vinto la prima delle due gare, vuole a tutti i costi confermarsi. Bella questa soggettiva con la cartina sul manubrio, come si ricordava. Ecco Luca Dalla Valle, Cronlight Orienteering Team, che anche lui è atteso a un riscatto dopo una prova così un po' opaca nella prima giornata, e le lanterne sono proprio tra i vigneti di questa zona molto pregiata, conosciuta a livello mondiale, non certo solo a livello nazionale. E allora qui uno degli avversari per tutte e per tutti però è il caldo, perché grande veramente caldo. Ci sono temperature proibitive. Fabiano Bettega intanto, Giuseppe Pavione. Siamo oltre i 35 gradi, siamo la partenza in mattinata, ma essendo una gara molto lunga, poi le partenze si susseguono e si va a finire che si corre anche proprio sul mezzogiorno, quindi è veramente una sfida nella sfida. Fabiano Bettega oggi, che è un uomo ipertecnico, è un uomo che non sbaglia quasi mai, e praticamente oggi la Middle, essendo una gara veramente tecnica, probabilmente è quella più alla sua portata. Però ci attendiamo anche il riscatto di Luca Dalla Valle, che ieri non era soddisfatto, dice di essere uscito stanco dalla 5 giorni in Repubblica Ceca. E poi questo è un passaggio fondamentale, perché qui è presente il commissario tecnico Simone Bettega, che va a selezionare i suoi azzurri che prenderanno il via poi al campionato mondiale. Sebastiano Akira Cavagnis è uno dei giovani sicuramente attenzionati, diciamo così, dal CT, e come lo è anche Iris Aurora Pecorari. Tra le donne in particolare sarà una lotta molto dura, perché bisognerà vedere se il commissario tecnico sceglierà di portare una, due o tre donne, quindi è anche una questione proprio, cioè i posti sono pochi, quindi la lotta è veramente con il coltello tra i denti tra di loro. Allora, ricordavi Simone Bettega, CT del Mountain Bike Orienteering. Mi piace questa idea che quasi sempre
comunque spesso i commissari tecnici gareggiano per valutare un sì. po' da vicino gli azzurrabili, no? Non è che in tutti gli sport c'è il commissario tecnico che gareggia o palleggia o gioca una partita, insomma qui nell'orienteering succede c'è. Spesso, no? Invece... anche di corsa, non solo in sella alle mountain bike. Ti faccio invece notare che Anastasia Trifilenkova è russa, ma lei ama il nostro paese e in uno scambio maglia, ha avuto uno scambio maglia con un azzurro e gareggia oggi con la maglia dell'Italia, ma è semplicemente un gesto d'amore verso il nostro paese. E tra l'altro, se non erro, per quanto riguarda la società organizzatrice, l'Orientering Tarzo, è anche un debutto con la mountain bike. Sì, o no, debutto, vero? È un debutto perché, diciamo così, uno dei così grandi fondatori di questa società, che è Silvano Bernardi, si è appassionato, faceva l'orienteering di corsa, si è appassionato alla mountain bike, ha creato questo gruppo e probabilmente il suo entusiasmo è stato così contagioso che hanno prima iniziato a praticare i campi gara, quindi ha portato un gruppo sempre più numeroso in giro per l'Italia le gare di mountain bike orienteering. E poi la gara di mountain bike orienteering se la sono fatta e hanno fatto sì che tutto il meglio dell'orienteering nazionale venisse qui a Tarzo e Valdobbiadene, mentre qua nei vigneti del Prosecco, patrimonio dell'UNESCO, Iris Aurora Pecorari sta ancora una volta mettendo in fila le sue avversarie. Eh sì, per lei maglia azzurra ovviamente quasi cucita addosso per questi mondiali che si terranno dal 17 al 27 agosto in Repubblica Ceca, su un terreno collinare che si addice forse anche alle caratteristiche in qualche modo delle nostre atlete, dei nostri atleti come Fabiano Bettega che abbiamo visto inquadrato e ora di nuovo la nostra Iris Aurora Pecorari, o anche un Luca Dalla Valle, lui che è stato anche campione del mondo, no? Sì, lui è stato più volte campione del mondo. I terreni della Repubblica Ceca si addicono abbastanza ai nostri atleti perché presentano qualche salita, noi siamo portati per le salite, solitamente invece quando andiamo in certi terreni come nel nord Europa troviamo dei piattoni che un pochino ci penalizzano, siamo più grimpeur e meno passisti. Ecco, me ne approfitto in questa occasione per ringraziare alcuni ragazzi dell'Orienteering Tarso come Eric Nielsen, Stefano Viel e Guido Viel che hanno lavorato, diciamo così, al nostro fianco per realizzare queste immagini con l'utilizzo delle GoPro, e poi avevamo anche un ragazzo che si è occupato di queste immagini dall'alto con il drone. Li ringraziamo tutti comunque. Seconda gara allora, la middle di questa due giorni davvero molto intensa, organizzata in Valdobbiadene in questo caso dall'Orienteering Tarzo. Stiamo seguendo appunto le fasi salienti di questa seconda giornata della middle, ci avviciniamo sempre più agli arrivi di questa gara numero 2 di questo weekend davvero molto intenso, e staremo a vedere se Riccardo Rossetto, che mi pare un pochino oggi, più in crisi sì, rispetto alla giornata precedente, riuscirà a riportarsi su un Fabiano Bettega che invece mi sembrava assolutamente scatenato, e mi sembrava in giornata sì anche Luca Dalla Valle rispetto alla gara di ieri, diciamo così. Sì, Riccardo Rossetto che ha questo stile un po' particolare perché lui ha anche delle problematiche alle ginocchia, ha impiegato tanto a risolvere questo problema alle ginocchia e l'ha risolto spessorando i pedali, nel senso che i suoi pedali hanno un asse leggermente più lungo rispetto al pedale tradizionale. Ha impiegato un po' di anni addirittura per scoprire questo suo problema, non tanto il problema ma la soluzione, perché aveva questa conformazione particolare delle ginocchia. Qua Piero Turra, un uomo sempre presente, come sempre presente Antonio Mariani, che purtroppo oggi è incappato in una rovinosa caduta, qualche scoriazione, un labbro gonfio, ma fortunatamente tutto a posto. Molto bene Iris Aurora Pecorari che stava scendendo da queste colline che ti devo dire bellissime, ci lasciano a bocca aperta. Assolutamente sì, ancora Pietro Turra, GS Pavione, abbiamo visto anche le immagini belle dall'alto realizzate ancora anche qui con il drone che ci fanno vedere anche proprio la bellezza del territorio. Questo è Riccardo Rossetto che cerca di riportarsi su Fabiano Bettega del GS Pavione che sta guidando
sfidando quest'oggi, vuole la rivincita dopo il secondo posto, ma molto vicino a Rossetto nella long, oggi nella middle ovviamente Bettega, che è sicuramente uno dei migliori interpreti per quanto riguarda la mountain bike orienteering in Italia, vuole assolutamente portarsi a casa il risultato di prestigio in questa prova che, lo ricordiamo ancora, è valida per la Coppa Italia. Invece a livello femminile direi che Iris Aurora Pecorari ha messo in campo ancora una volta tutta la sua classe e non ci sono dubbi su chi andrà a vincere anche questa seconda prova al femminile, Pietro. Sì, qua siamo alle Bertole, che è l'azienda che accoglie l'arrivo della gara, dove tra i premianti c'è Gianfranco Bortolin, che è così la persona che si è prestata maggiormente per rendere possibile lo svolgimento di questa magnifica competizione. Tra l'altro parlavamo delle immagini dal drone, sono realizzate da Julian Rossanese, che ringraziamo anche lui. E allora Luca Dalla Valle, attenzione, perché sta arrivando a tutta velocità, vuole fare assolutamente bene. Bravo. Oggi 1 ora 02 e 57 per il ragazzo del Groenlight Orienteering Team. Qui arriva anche Trifonenkova, 1 04 e 51. Intanto Teresa Paolillo, una giovane del famoso sì, progetto giovani, ecco che Riccardo Rossetto. Attenzione, grinta. Vediamo se farà meglio di Dalla Valle, 1 02 e 57 per lui, 1 01 05, quindi momentaneamente lì davanti. Ma attenzione poi a Fabiano Bette, che stava andando davvero molto molto bene, come sta andando bene Stella Marotti quest'oggi. Senti, ma ti volevo solo dire questa cosa, che faceva talmente caldo che a un certo punto si è impallata anche la telecamera, quindi anche la tecnologia ha dovuto ti ha tradito. Marco Trucutto, ancora se mi perdo, Orienteering Maniago, società insomma di riferimento per questo sport. Arriva Iris Aurora Pecorari, non c'erano dubbi già da prima su chi poteva vincere anche questa seconda gara, va lei ad aggiudicarsela, 1 01 e 19, grande prova dunque di Iris Aurora Pecorari. E caldo era caldo, lo vediamo anche da queste immagini. Allora alla fine Fabiano Bettega ce l'ha fatta, 59 primi e 52 secondi, Rossetto 1-0-1-0-5, Dalla Valle 1-0-2-57, Iris Pecorari ha vinto al femminile 1-0-1-19. Beh, è stata una sfida avvincente, poi come sentiremo dalle interviste il caldo l'ha fatta veramente da protagonista, le ha messo tutti in grande difficoltà, qui anche Bortolini inquadrato e anche Adriano Bettega, che premia, lui che è responsabile del settore mountain bike all'interno della Fiso. Finalmente un po' di refrigerio, premiazioni all'ombra, ma ascoltiamo credo ora subito la voce dei protagonisti di questa stupenda gara tra i vigneti del Prosecco del Cartizze, patrimonio dell'UNESCO. Iris Aurora Pecorari, Fabiano Bettega e Sergio Anesi. Vince la gara middle, e quando si parla di tecnica non poteva essere altrimenti, Fabiano Bettega, complimenti. Grazie mille. Allora, che gara è stata? Abbiamo visto in mezzo a questi vigneti sicuramente spettacolare, ma anche tanta salita. Allora sì, è stata una gara durissima dal punto di vista fisico, anche perché col caldo che abbiamo avuto oggi, perché c'erano stati 35 gradi immagino, c'erano tante alternative, tanto da sbagliare, tanto da leggere, insomma molto interessante, bella. Ci sono stati momenti di difficoltà, la collina del Cartizze è lì sotto il sole, è stata una roba devastante. E adesso il Cartizze te lo puoi gustare? Sì, decisamente. Iris Pecorari, 2 su 2, complimenti. Grazie, è stata una gara molto dura come ieri. Soffri tanto questo caldo? Madonna, tantissimo, alla 5 avevo già finito l'acqua e non sapevo cosa fare, non c'era il ristoro. Ho fatto una scelta per prendere una fontana, ma non c'era, c'era solo dell'acqua stagna da mesi e non ho potuto neanche prendere quella, perciò ho dovuto fare la valanga umana in discesa. Quindi una lotta più che altro con le fontane e con l'idratazione. Sì, alla fine non ho preso l'acqua e basta, sono arrivata alla fine senza. Prima volta che è venuta decisamente bene per l'Orienteering Tarso, la Mountain Bike Orienteering. Presidente Annesi, il suo pensiero. Soddisfatto indubbiamente, non solo perché hanno accettato inizialmente di fare questa gara di Coppa Italia davvero importante per noi, per anche riqualificare il settore,
ma perché ovviamente con le risorse e i volontari che hanno messo a disposizione l'organizzazione è stata perfetta. Pertanto io credo di dover ringraziare in primis il presidente della società Tarso, i membri del consiglio e tutti coloro che nei diversi ruoli hanno collaborato alla riuscita dell'iniziativa. Siamo in chiusura, Pietro, grazie ancora una volta per essere stato qui al mio fianco. Grazie a te per, come sempre, per la stupenda collaborazione, e complimenti all'Orienteering Tarso e a questo territorio che speriamo di rivisitare presto. Grazie ad Andrea Calzetta per la collaborazione tecnica. Rimanete con i programmi della rete. A risentirci, a rivederci con l'Orienteering.